La pallavolo Gorla fa sul serio, lo ha sempre fatto a dire la verità, ma quest'anno con l'approdo di una campionessa come Simona Gioli ha acceso ancora di più i riflettori su di sé. Squadra giovane in B1, ma con l'esperienza di una grande professionista. Simona, è proprio vero che la passione per lo sport e per il lavoro non finisce mai. Per te è una nuova avventura che comincia qui a Gorla quest'anno. Allora, ciao a tutti, innanzitutto sono molto felice di essere qui a Gorla e vabbè, a me la passione non mi è mai mancata, ma non gioco di certo per passione, nel senso che volevo continuare a giocare, mi è stata presentata questa occasione, a me le imprese nuove, gli stimoli nuovi sono sempre ben accetti. Perché sapevo che dovevo scendere di categoria, ma sapevo anche, insomma, che mi sarei ritrovato in una squadra giovane, in una situazione nuova e io ho sempre voglia di fare e ho tanta voglia sempre di ottenere buoni risultati. E per cui, sapendo di poter dare magari un contributo maggiore a questa squadra, insomma, ho preso al volo questa occasione. Chi è la nuova Simona Gioli oggi nel ruolo di centro? Allora, innanzitutto, nuova non sono, sono sempre la solita, giocherò il ruolo d'opposta, cambio ruolo perché ritengo che il mio ruolo sia più importante, così in una Serie B, riesco a dare meglio il mio contributo al centro, si gioca una pallavolo un po' diversa, abituata ad attaccare molto come centrale in Serie A, suppongo, e ho sempre fatto anche l'opposto, per cui preferisco in Serie B, visto che magari, c'è un gioco un po' differente, dare il mio contributo in un altro ruolo che ho sempre fatto anche in Serie A. Accanto a lei il grande lavoro del team manager Marco Colombo per una stagione, un pubblico tutti da conquistare. È un inizio che è andato sicuramente bene perché ho trovato una realtà che mi ha davvero accolto a braccia aperte. È una realtà consolidata, come si può sentire anche in sottofondo, fatta di tanti giovani, di un settore giovanile importante e di una squadra di vertici che quest'anno può vantare fra le sue file appunto Simona Gioli come, come dire, capitana in campo, se non altro, perché ancora i ruoli non sono stati ben decisi. E che è sicuramente però un punto fermo di questa squadra, ecco. Noi abbiamo tutte le intenzioni di fare sul serio. Io invito tutti quanti a venirci a vedere e tifare perché io ho sempre detto che il pubblico, i palazzetti caldi, anche se magari non è un palazzetto grandissimo, ma pieni di gente, sono il fattore in più che danno grinta alla squadra e tanta voglia di vincere. Ecco, le vittorie vengono date anche da tanti tifosi, da tante persone che ci seguono. Ecco.